E credete, i bambini qui dietro le quinte stanno veramente premendo per poter iniziare questo spettacolo, per farvi vedere le loro capacità e il loro talento. Benissimo, oggi saggio finale accademico dell'Accademia Libellule di Belpasso di Ginnastica Artistica, presenteremo lo spettacolo dedicato a Pandora, il mondo di Pandora, che tutti quanti conosciamo per il famosissimo film di Avatar. Tutto l'anno dedicato dunque alla preparazione atletica dei giovani talentuosi, con prove su trave, corpo libero, voltaggio, parallele e insomma tutto ciò che concerne la ginnastica artistica. I vostri figli che fanno parte dell'Accademia e che stasera si esibiranno su questo bellissimo palco dell'Arena Caudullo hanno tra i 4 e i 18 anni, perciò veramente una fascia di età incredibilmente vasta, con un grandissimo talento e tanta voglia di mettersi in mostra. Quest'anno, tra l'altro, ci sono stati delle gare nazionali e regionali in cui l'Accademia Libellule si è contraddistinta con riconoscimenti nazionali. Citiamo per esempio Ginevra Campisi, terza a livello nazionale, a cui va il vostro più caloroso applauso. Sofì Lamela e Giulia San Giorgi, insieme a Clara Pulvirenti, tra le prime 10 in tutta Italia. Ci tengo a precisare, signore e signori, che questo saggio l'hanno preparato in meno di un mese. Perciò, ragazzi, veramente, questi bambini, questi ragazzi hanno un grandissimo talento per aver messo su uno spettacolo che, credetemi, ho visto le prove, è veramente meraviglioso. Applauso! E andiamo a spiegare, ecco, lo spettacolo di questa sera. Abbiamo detto che viaggeremo nel mondo di Pandora e cercheremo di farvi capire con la ginnastica artistica il senso della vita. Questo è un po' l'obiettivo che noi stasera vogliamo trasmettere ai vostri occhi, alle vostre menti e ai vostri cuori. Ci saranno dei quadri coreografici. Lo spettacolo si dividerà in due parti, la prima parte con 6 quadri e la seconda con 5. Andrò a dire adesso i titoli dei quadri, dei primi 6, per poi rivederci a metà spettacolo per spiegare gli altri 6. Lo scorrere del tempo, interpretato dal terzo corso. Benvenuti nel fantastico mondo di Pandora, interpretato dal primo corso. La danza dei colori, interpretato dal secondo corso. Avatar Navi, terzo corso. Tribal Dance, primo corso. E infine, un attimo, grazie, abbiamo Anime Pure, interpretato dal terzo corso. Le coreografie sono della meravigliosa maestra Giusy Di Maio, a cui va un caloroso applauso. E non mi resta altro che augurarvi una buona visione. Grazie!
viviamo tutti aspettando qualcosa. Ognuno attende la sua. Chi un amore, la realizzazione di un sogno, una vittoria, un miracolo. Ma vale davvero la pena questa attesa? Cosa conta davvero nella vita? Ti costruiscono attorno una gabbia e poi ti fanno credere di essere libero di fare ciò che vuoi. Ti pongono dei limiti e ti dicono quello che devi e non devi fare. Ti dicono che c'è chi può e chi non può. E poi ti fanno ripetere che siamo tutti uguali. Ti dicono che ognuno è l'artefice del proprio destino. Ma per quanto tu provi a cambiare le cose, non cambiano mai. Ti dicono di avere fiducia nelle persone, ma poi la tradiscono e ti chiedono perché non sei disposto più a concederle. Di una cosa puoi star certo, qualunque cosa tu faccia, giusta o sbagliata, buona o cattiva, ti giudicheranno sempre. E quando ti metterai in gioco per realizzare i tuoi sogni, rideranno di te. E ti diranno che stai sprecando tempo, che è impossibile. Ti chiameranno folle. Questa è la parola che usano per dire che ci sono imprese troppo grandi da affrontare, che ci sono sfide troppo difficili da vincere, che è molto più semplice arrendersi che battersi. A volte non lo fai solo per te. A volte porti sulla tua schiena il sorriso di chi ti vuole bene. E sai che finché ci sarai tu a reggerlo, non si spegnerà. Non tutti abbiamo l'opportunità di condurre una vita senza pensieri. Spesso ti troverai a confronto con chi non ha nulla e con chi ha troppo. E comincerai a farti delle domande. Spesso non potrai farci nulla. Potrai solo stare lì fermo a guardare il tuo cuore contorcersi e tutto ciò in cui ti hanno chiesto di credere andare a pezzi. Molti fanno finta di non vedere, ma solo chi conosce la sofferenza ha il coraggio di fermarsi e guardarla negli occhi. Forse non sarai ricco, non avrai grandi poteri, ma ovunque la tua presenza possa essere d'aiuto, hai la responsabilità morale di esserci. Un giorno racconterai ai tuoi figli di ciò che eri, di quello che hai fatto, di cosa eri disposto a perdere per chi ti voleva bene. E gli dirai che nella vita i veri eroi sono quelli che nonostante conoscano il dolore, sono comunque disposti a sopportarlo. Viviamo tutti aspettando qualcosa, ognuno attende la sua. Ma ricorda, quando cominci a perdere ciò che ti faceva stare bene, ciò che ti teneva in vita, ti accorgi che quell'attesa non valeva più tutto ciò che aveva e niente potrà riportarlo in vita.
This is a place for prayers to be heard.